Allora, andiamo a registrare un piccolo video con audio per i nostri amici e per il nostro nuovo progetto che è Backdoor Poker. Abbiamo... Ah, devo fare l'ordine. Password. Cominciamo. Allora, nuovo progetto Backdoor Poker, è un progetto... Per me la parte più importante è intanto un gruppo Skype perché è interattivo, siamo ogni giorno, ci sentiamo, siamo un bel po'. E poi in parallelo stiamo facendo, ognuno di noi si registra, trasmette, così per creare coinvolgimento, farci conoscere, eccetera, eccetera. E quindi io faccio la mia piccola parte e vado a registrare un pochettino. Allora, poco fa abbiamo fatto qualcosa di strambo come al solito qua, però. Questo non ci riguarda, noi lo teniamo così. Purtroppo lo devo aggiornare manualmente, quindi passerò da qua ogni tanto davanti. Ho un solo monitor, purtroppo, se no non avrei di questi problemi. Perché provo a mettere ogni volta l'aggiornamento automatico, ma non funziona. E allora, cominciamo. Qua siamo andati al solito in blef. Allora, comunque continuiamo a giocare, siamo original raiser, andiamo a cibettare, apriamo ogni bottone unopened. Allora, a me per non aprire un bottone unopened deve esserci un motivo particolare, qualcuno che ti può tribettare, vuoi giocare 2-7. Ah, 2-7 si può anche aprire. Qua abbiamo mettuto un bel trips. E qua dobbiamo provare sulla K, anche se non è bello che sia di fiori, ma va bene così. Proviamo a ingannare, sperando di prendere di essere avanti. Ora rilanciamo, perché non possiamo più non rilanciare. Lui colla, la jack potrebbe averla, ma che cazzo mi colla? Il 5 prima, cioè la tomba prima. Purtroppo devo fare questo, ragazzi. Allora, parlo piano perché c'è la mia ragazza di là, si è andata a metterli là e quindi ne approfitto per poter parlare, se no generalmente siccome gli spazi sono comunque condivisi, io registro a volte silenzioso ed è Francesco che mi commenta, così lui si diverte pure magari, però ogni tanto ovviamente mi piace commentare anche io, anche perché non è facile capire sempre le mie giocate soprattutto. Amici miei, è un tipo molto nitto, quindi non gli faccio neanche la seconda. Poteva seguire, l'unica cosa che potrebbe foldare è il progetto esattamente come il mio. Non può foldare niente. Però noi puntiamo lo stesso, cioè, pur il ragionamento è corretto. Però non ce l'ho fatta a non puntare al river. Ragazzi, vi chiedo scusi, è andata bene, in teoria è sbagliata. Un giocatore del genere non lo devo fare, quello al river. Però, per essere arrivato là, vabbè, più là, non lo batto sicuro, 100%, 100%, non ho messo in dubbio. Qua vediamo come si comportano, potremmo raisare, se vi fondasse, vabbè, e invece no. E lui ieri mi ha regalato soddisfazione. Messo qua l'etichetta azzurrina significa call station. Un'altra bilettata, cerchiamo di chiudere per questa volta. Questa volta intanto l'abbiamo chiusa. Vabbè, non è male, non è affatto male. Allora, appoggiamoci, questo invece no.
Abbiamo alcune info, però ci dobbiamo fidare di quest'alfabot. Non possiamo andare a collare. Andiamo ad aggiornare la sessione. Niente bruttissimo, ci metto un sacco qua davanti, ma no, no, ecco, tra l'altro anche così mi ha fatto che mi ha crashato anche così. Ma perché mi crashate? Qualcuno ragazzi mi sa dire questa cosa? Allora, sì, sto registrando Francesco, però io ti rispondo anche se sto registrando, va bene? Non sono come te, va bene? Poi... vabbè, fai male. Che vuoi parlare? Ti chiamo su Skype come... Va bene, allora io registro, va bene, ciao, ciao. Groucho, mi chiamava perché l'avevo chiamato io se voleva, se avesse voluto partecipare qua in diretta, ma... Non può, e quindi via. Allora, entra i 9,1 litri letto. Andiamo a flattare con molta serenità. Andiamo in check call. E questo fantastico river, andiamo, lui può bleffarlo, e lo bleffa. Non lo bleffa, mi punta un set, amico mio, va bene. Se il set deve farlo notarlo, mi deve pushare tarne, io foldo. Devi pushare tarne, amico mio, io lo faccio, a volte è brutto quel push tarne, magari può risultare un po' donk, però... ragazzi, così funziona. 1930 BB100, ragazzi. Perché era ripartito da 6 mani, che cazzo. Non so neanche se lo vedete voi, non lo vedete, chiedo scusa ovviamente. Ragazzi, la qualità ovviamente... Non è il massimo, però noi siamo qui per metterci in discussione, passare tempo. Nessuno di noi è un professionista, ma quando è qua apro ugualmente, anche se non sono un professionista. Qua a Pantelemo abbiamo la call station, quindi alziamo un po' la puntata. E che cazzo, vabbè, non mi va bene, scena K e scena S, qui mi va benissimo. In questa situazione che mi pare esagerato, allora la sfruttiamo. Noi non abbiamo questa info, ce la prendiamo, e qua quella stat, il fold, il piccolo buio, allo still, il grande buio, allo still del piccolo buio. Però su questo board rallentiamo alquanto. Ma sì, ma chi se ne posso foldare ogni tanto, qua abbiamo settato ragazzi, abbiamo settato un 57, 57, 57. 10 e qua, solo quello, 67 il riverbetto, io se punto gli pusho, 10 e qua ragazzi, 10 e qua, solo quella, asse 10 no, non era solo quella, 7 amici, abbiamo settato con amici miei che potrebbe avere un bell'asso K, un 62-11 che sempre graditi, non male ragazzi. E la vabbè, che fa un punto, devo puntare. Vabbè. C'è amici miei che è là, l'asso, glielo posso fare, lui mi colla con l'asso. Devo farlo, fa niente. Poi soldono tutti. Amen. Stai pensando? Ci betto, ci betto, ci betto. Ma secondo alcuno non mi dispiace affatto, poi potrei anche puntare. Siamo nat al netto di scala reale, babù, di scala colore, scusate, mamma mia, c'è che no,
Non so, va bene, in effetti a 6 giri riverbetto, non so perché mi sono convinto che col check finale, giusto, a 6 giri riverbetto. Un follo, in effetti addirittura potrei quasi pensare di foldare, potrebbe, forse ero distratto anche da qua. Io generalmente BVB non foldo niente, niente, soprattutto se penso di avere edge sull'avversario, non foldo niente. Non manco 7-2, però stiamo registrando, facciamo così. Qua abbiamo fatto che qua siamo solo e solo, non mi va di giocare zap. Ho regalato abbastanza in zap al mio amico Francesco e non regalo più. Aggiorniamo 37 mani, 3 3,78, va bene, non è affatto male. Dopo, ogni volta che decido di registrare mi metto su Skype, mi metto qua, poi mi capitano anche le sessioni migliori, dice non è che le seleziono, che okay, il culo è che quelle che decido di streamare, mica il gioco va sempre così, va. Che per esempio su Twitch non è che seleziono, io streamo e poi rimane a disposizione di tutti per non lo so quanto tempo. E meno male, cioè, sono contento del fatto che quindi, le sessioni che sono là sono quasi tutte, ma boom boom boom. Francesco ha registrato il mio video intanto. Cioè, io gioco, gli mando il video in silenzio e lui commenta. Questo l'ha inventato lui, sto format. L'ha inventato lui, fra di noi ovviamente, chissà, gente seria che fa queste cose, vabbè. E ci divertiamo così. Siamo tutti dei dilettanti, quello che torno a dire. Eppur comunque nel nostro piccolo. I BB100, se si possono contare i BB100 del 2, li facciamo. E poi lui gioca anche il 5, il 10, poi sono solo io quello che gioca a livelli infimi. Allora, qua mi appoggio pure, raga, qua ci vuole la seconda. Anche se sono in due, secondo me tutte e due potrebbero foldare. Non volta. Bravo Nicolino, non so con cosa sei venuto, ma bravo Nicolino. Qua abbiamo dato un'altra Q, lui ha un bel 9 che ci collerà fino a qua, serenamente. Serenissimo proprio, cioè, sereno, sereno, lo so che è il 9, perché me l'hai fatto vedere già mentre giochiamo, me lo fai vedere pure dopo. E, cioè, quando, questo è il massimo del giocatore, con tutto il rispetto, siamo su internet, mi dispiace, però ovviamente se dobbiamo dirlo, cioè ti dice quello che ha e poi gli puoi anche rilanciare, a volte anche con una top pair, con una top pair, con una second pair, a volte, cioè puoi massimizzare il valore. Bene o male sai fino a dove ti collerà, cioè almeno ho la presunzione di dire questo in quella situazione. No, non mi ha dato informazioni, però la fortuna Maria la cappa, raga, la cappa. Se piglia la cappa, se piglia la cappa ci facciamo tanto tanto tanto. Quella piccola, 2 e 3, a quella piccola. Speravo che avesse la cappina. Lui c'ha 60, 50, aveva 60 di riverbetto in quel momento. Mica se piglia la cappa, lui mi punta il piatto e gli faccio altri 3 piatti. 60 bui, 70 bui ci facciamo. Allora, io chiudo la registrazione e ne apro un altro, perché sennò poi i file sono troppo pesanti.